Muore dopo uno schianto contro un albero sulla SP67 in territorio di Ispica. Mirko Sarta, 30 anni, ha perso la vita all'alba di oggi mentre stava tornando a casa a bordo di una Golf. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell'incidente. C'erano anche le ruspe questa mattina a Pozzallo, in un'azienda di lavorazione della pietra contro l'espropriazione. Forconi, Lascom e tanti amici e colleghi a sostegno del signor Giuca, che si dice pronto ad abbattere la struttura. Continua a suscitare polemiche la gestione del rifugio sanitario per i cani di Ragusa. Le polemiche coinvolgono in particolare l'associazione AIDA e il laboratorio politico 2.0, il comune LASP, in quella che ormai è un intreccio di accuse e segnalazioni. Ignazio Panatteri è il nome dell'attaccante ingaggiato dal Modica Calcio, originario di Nicosia ma modicano d'adozione. La terza esperienza in maglia rosso-blu. Panatteri è già pronto per la trasferta di domenica contro San Pio X. Buonasera telespettatori di VMTG, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Lo avete sentito dai titoli, c'è stato un incidente mortale questa notte sulla SP67 in territorio di Ispica. A perdere la vita Mirko Sarta, 30 anni, il giovane stava tornando a casa quando, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della sua Golf ed è andato a sbattere contro un albero. Ad accorgersi dell'incidente una pattuglia dei carabinieri che passava in zona. Inutili tentativi di rianimarlo quando l'uomo è giunto al maggiore di Modica, era già morto. Il corpo si trova ancora in obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ce ne parla Cinzia Vernuccio. Ha perso il controllo della sua auto che è andata a sbattere violentemente contro un albero che delimita la carreggiata. Incidente fatale per un trentenne di Ispica che stanotte intorno alle 2.30 ha perso la vita sulla litoranea Santa Maria del Focallo, Marina di Marza. L'uomo stava percorrendo la strada a bordo della sua auto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava da solo ed è uscito di strada andando a sbattere contro un eucalipto. È stata una pattuglia dei carabinieri in transito sulla provinciale 67 a notare l'autovettura apparentemente abbandonata a ridosso dell'albero in via delle Ginestre. I militari, avvicinatisi al veicolo, hanno appurato che all'interno dell'abitacolo totalmente danneggiato si trovava il giovane privo di sensi. Purtroppo a nulla sono serviti i tempestivi soccorsi, le operazioni di rianimazione praticate dai sanitari giunti e la folle corsa a bordo dell'ambulanza del 118 verso l'ospedale di Modica sono risultati vani, tanto che poco dopo i medici ne hanno constatato il decesso. La dinamica è ancora da chiarire, ma sul luogo dell'incidente non ci sono segni di frenata, quindi è probabile che il trentenne abbia perso il controllo o per un colpo di sonno o per un malore. Sarta stava rientrando a casa nei pressi del viale Kennedy. Il giovane lavorava con il padre, titolare di una palestra molto conosciuta ad Ispica. E continuano da parte dei carabinieri di Ragusa le ricerche dell'auto pirata che ieri mattina a Santa Croce Camerina, lungo la SC25 Scoglitti, ha investito e ucciso un cittadino tunisino mentre si recava al lavoro in bicicletta, uccidendolo sul colpo e senza fermarsi a prestare soccorso. In particolare si cerca una Fiat Panda, vecchio modello di colore bianco, condotta da un uomo anziano. Le ricerche sono state estese anche nei comuni vicini. Si stanno anche visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che potrebbero aver ripreso l'auto. I carabinieri invitano il pirata della strada a costituirsi. Antonella Panarello, sorella di Veronica, la 26enne accusata dell'omicidio del figlio Loris, si costituirà parte civile nel processo per il delitto. Antonella Panarello, spiega il suo legale Daniele Bocciolini, mi ha conferito procura speciale per costituirsi parte civile nel processo per l'omicidio del nipote Loris. Potremo così contribuire, unitamente all'esemplare attività investigativa svolta dalla procura, alla ricerca della verità, effettuando indagini difensive e nominando nostri consulenti. Tutelerò anche i diritti della signora dagli ingiusti e assurdi attacchi che sta subendo sul web e sui media, recentemente addirittura da parte di uno degli indagati.
La mia assistita non ha mai accusato nessuno dell'omicidio del piccolo Loris, ha chiuso il legale. Sollevazione popolare oggi contro l'espropriazione di un'azienda di lavorazione della pietra a Pozzallo. Il titolare dell'azienda, Corrado Giuca, ha fatto trovare le ruspe pronte ad abbattere la struttura di 3.000 metri quadrati piuttosto che darla al vincitore dell'asta. Le pale meccaniche puntate sui muri come pistole alle tempie. Così Corrado Giuca, imprenditore pozzallese nel settore della lavorazione della pietra, ha accolto questa mattina l'ufficiale giudiziario che era venuto per prendere in consegna le chiavi di quella che è ormai la sua ex azienda. Un capannone di 3.000 metri quadrati dal valore stimato di 1.716.000 euro, venduto all'asta per 408.000. A dare manforte all'imprenditore centinaia di persone, amici, colleghi dell'ASCOM rappresentata dal segretario Manenti e militanti del Movimento dei Forconi che hanno voluto manifestare così la loro vicinanza. Il dramma di Corrado Giuca inizia da lontano, da quando ottenne finanziamenti della legge 388 del 92 per la costruzione del capannone dove allora lavoravano 30 dipendenti. Dopo aver ricevuto le prime due tranche di pagamenti dalla regione, tutto si ferma. Mancava l'ultima parte, 229.000 euro che non sono mai arrivati. È così che 7 anni fa comincia il calvario della ditta. Il buco, dovuto al mancato arrivo dei contributi, si fa sempre più grande e si tira dentro pian piano tutta l'azienda. Il titolare non riesce a pagare il DURC, versamenti previdenziali per circa 27.000 euro e alcune rate del mutuo. La banca si prende l'immobile e lo vende all'asta con un ribasso enorme di circa l'80%. Oggi le lacrime di un padre di famiglia mentre la pala meccanica sfonda il muro della sua azienda valgono più di ogni altro commento. Un'azienda svenduta, non venduta. Come si sente oggi? Distrutto. Quanti anni di sacrificio ci sono in questa azienda? 40. L'abbattimento del muro di oggi è un avvertimento al compratore. Se il 25 marzo, data a cui è stata rinviata ogni decisione, chi ha vinto all'asta l'immobile ne vorrà prenderne possesso, le ruspe non si fermeranno ai muri ma attaccheranno direttamente i pilastri. Intanto il rinvio è arrivato al termine di un lungo vertice al quale hanno partecipato anche i sindaci di Pozzallo e Niscemi, le forze dell'ordine ed il leader dei Forconi Mariano Ferro e una parziale vittoria dei manifestanti. Queste macerie che ora prenderemo e metteremo nella carriola, le porteremo a Renzi, a Piazza Montecitorio. Queste sono le macerie dell'economia che viene svenduta all'asta. Renzi, bisogna dire una cosa, non puoi, devi scegliere se stare col tuo amico che si chiama Davide Serra, che è un signore che ha istituito un fondo di investimento per comprare le aste immobiliari. Ed è chiaro che essendo un tuo amico ti sta chiedendo di allungare i tempi, di accorciare i tempi per la pignorabilità. Noi ti diciamo l'esatto contrario, salva questa impresa perché altrimenti l'Italia non ripartirà più. Il sindaco di Modica Ignazio Abate annuncia battaglia contro il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che impone ai contribuenti il pagamento dell'imposta municipale dei terreni agricoli per l'anno 2014 in un'unica rata entro il 26 gennaio 2015. L'imposizione, aggiunge il primo cittadino di detta imposta, e la decurtazione di 450.000 euro del fondo di solidarietà comunale agli enti locali sono avvenute in un momento in cui per i comuni non risulta più possibile intervenire con misure di ripristino del pareggio di bilancio. Questo, dice ancora Abate, ci spinge a presentare ricorso con altri comuni interessati innanzi al TAR Lazio contro il decreto chiedendo la sospensione ed invito i cittadini a non pagare la tassa in attesa della sentenza del TAR. Questa è la spending review adottata dal PD nazionale esclusivamente per gli enti locali, conclude Abate, mentre non si vede l'ombra di tagli per lo Stato centrale e la sua grande macchina burocratica. E il Comune di Ragusa proporrà ricorso al TAR del Lazio avverso il decreto esenzione dell'IMU per i terreni montani. Il ricorso, dichiara il sindaco Federico Piccitto, viene fatto perché riteniamo fortemente penalizzanti i criteri con cui il governo nazionale ha rivisto la classificazione dei comuni montani. Abbiamo intravisto nel suddetto decreto diversi profili di illegittimità, tra cui la violazione del principio di irretroattività delle norme. Il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Iacono, condivide in pieno l'iniziativa della Giunta.
Indagine della Guardia di Finanza su delega della Procura di Ragusa sull'attività del centro di prima accoglienza di Pozzallo, acquisita dalle Fiamme Gialle una copiosa mole di documenti sotto la lente di ingrandimento, gli ultimi 5 anni di attività. Non trapela praticamente nulla dal comando della Guardia di Finanza di Ragusa, anche perché in realtà c'è soltanto una delega data dalla Procura alle Fiamme Gialle ad acquisire degli atti. Non vi sono indagati. Non di meno il tema è delicato ed è rilevante per la pubblica opinione. Da circa un mese i finanzieri hanno messo le mani su una corposa documentazione che riguarda la gestione negli ultimi anni del CPA di Pozzallo, il centro di prima accoglienza e soccorso per migranti che spesso è alla ribalta delle cronache locali e non solo. La gestione economica delle somme erogate dal Ministero dell'Interno e del Comune, l'affidamento è stato dato ad una cooperativa. Altre perquisizioni potrebbero farsi a breve qualora una prima verifica delle carte non desse risultati esaustivi. Il sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna, era presente durante una delle acquisizioni di atti. Si dice sereno e per quanto riguarda il suo operato dichiara di aver agito sempre nella massima trasparenza e legalità. Nei prossimi giorni la vicenda potrebbe avere ulteriori sviluppi. Ad oggi, lo ribadiamo, nessun indagato, è solo una sorta di indagine esplorativa della Guardia di Finanza che sta controllando i documenti sulla gestione economica del CPA pozzallese a partire dal 2008. Truffatore si finge poliziotto ma viene denunciato dalla polizia di Modica per sostituzione di persone, interruzione di un servizio di pubblica necessità, usurpazione di titoli e tentata truffa. Il truffatore, chiamando la sala operativa del commissariato, si è spacciato per il questore Martinelli pretendendo l'invio di una pattuglia presso un distributore di carburanti per parlare telefonicamente con il gestore. Diverse le telefonate fatte dal sedicente questore, che ha anche lasciato la sua utenza cellulare, che hanno insospettito i poliziotti. Dagli accertamenti si è risaliti ad un soggetto di origine campane, già noto alle forze di polizia, dedito alle truffe e ai danni di gestori di Lottomatica. Il finto questore infatti aveva pensato di servirsi di una pattuglia della polizia di Modica per truffare un gestore di carburanti, richiedendo una ricarica su carta di credito prepagata e di passare in seguito per saldare il conto. 237 migranti sono stati recuperati nel canale di Sicilia nel pomeriggio di oggi, sono stati recuperati da una motovedetta della Guardia Costiera che adesso li sta conducendo al porto di Pozzallo, dove arriveranno nelle prossime ore. Non è escluso che dopo l'arrivo al porto potrebbero essere trasferiti in altri centri siciliani. Il Comando di Polizia Municipale di Ragusa ha illustrato oggi il lavoro svolto nel 2014, tanto nella prevenzione quanto nella repressione della violazione del codice della strada, così come in tutte le altre attività di ordine pubblico e di polizia giudiziaria e edilizia. Sono 94 gli agenti della Polizia Municipale di Ragusa. Questa mattina il comandante Puglisi ha illustrato il loro lavoro nel 2014. Risultati ottimi, ha detto, conseguiti su più fronti. I vigili urbani del comune capoluogo hanno risposto in un anno a quasi 6.000 segnalazioni, rimuovendo 742 veicoli, intervenendo in 330 occasioni per sinistri stradali. E poi un'attività intensa per l'ordine pubblico e la prevenzione, attività disposta in questo caso da prefettura e questura. E ancora il progetto Trinacria, 553 controlli, 129 violazioni al codice della strada riscontrate e sanzionate. Controlli intensi pure nei mercatini rionali, con 227 verbali elevati per occupazione abusiva di suolo pubblico. L'attività di polizia giudiziaria ed edilizia ha portato a 45 contestazioni di abusivismo. Molto bene anche i corsi di educazione stradale nelle scuole. Vi hanno partecipato in tutto 2.680 studenti. Nel complesso le contravvenzioni hanno portato nelle casse del Comune di Ragusa 1.500.000 di euro, 1.511.000 per la precisione. Il comandante Puglisi ha rimarcato che una quota consistente di questi soldi vengono destinati in servizi per i cittadini. La novità è stata che buona parte, in conformità alle direttive dell'amministrazione comunale, dei proventi sono stati anche realizzati per la manutenzione del manto stradale, nonché per interventi di messa in sicurezza della circolazione stradale. E quindi questi penso che siano dei dati molto importanti, e per la prima
volta queste date vengono riportate nel report proprio in termini analitici, dove vengono individuati l'ambito e le tipologie di interventi effettuati sul territorio. Infine, la festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Anche il prossimo 20 di gennaio verrà celebrata a Ragusa assieme ai vigili urbani delle altre città iblee. Sopralluogo ieri del sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia, accompagnato tra gli altri anche dal comandante dei vigili urbani Cosimo Costa, nei locali dell'ex sezione distaccata del Tribunale in via Gaeta, dove verranno allocati alcuni uffici comunali. Al sopralluogo ha preso parte anche il giudice di pace della sezione di Vittoria, Maria Stella Sallemi, in considerazione del fatto che uno degli uffici che saranno ospitati nei locali di via Gaeta è proprio quello del giudice di pace, oltre all'associazione anti-racket. Ciò consentirà, ha concluso Nicosia, di risparmiare oltre 6.000 euro al mese di fitti. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio per parlare della gestione del rifugio sanitario per cani di Ragusa, che continua ad essere al centro di polemiche che coinvolgono in particolare l'associazione AIDA e il laboratorio politico 2.0, così come il comune LASP 7, in quello che ormai è un intreccio di accuse e segnalazioni di problemi. Sentiamo. Da un lato il laboratorio politico-culturale 2.0, che oggi tra l'altro ha presentato il regolamento a tutela dei diritti degli animali e che sta mettendo particolare attenzione e determinazione nell'occuparsi a Ragusa della convivenza tra animali e cittadini. Dall'altro l'AIDA, l'associazione di volontari che gestisce il rifugio sanitario per cani a Ragusa nella zona industriale e che a detta delle consigliere comunali Nicita e Migliore non è più in regola. Di questo l'amministrazione comunale deve prendere atto, dicono dal laboratorio 2.0, e agire di conseguenza, piuttosto che dare sempre nuove proroghe. Quando la Guardia di Finanza mi dice che è stata fatta tutta un'attività ispettiva, che per quanto riguarda i rilievi di natura tributaria e contabile è al vaglio dell'Agenzia delle Entrate, ma mi dice che nel corso dell'attività ispettiva si è riscontrato che nel mese di marzo l'associazione ha regolarizzato mediante assunzioni la posizione lavorativa dei propri dipendenti. Tale circostanza ha fatto perdere il requisito di associazione, di volontariato e quindi di attività non lucrativa. L'associazione replica sostenendo di lavorare nell'assoluta correttezza e trasparenza, tanto nell'opera di accudimento dei cani ospiti del rifugio sanitario, quanto dal punto di vista amministrativo. E anzi sostiene che a non rispettare la convenzione sono il comune di Ragusa e i servizi veterinari dell'ASP 7. Noi abbiamo sin dall'inizio che ha aperto il rifugio rispettato la convenzione. La convenzione deve essere rispettata da altri due enti che sono l'ASP e il comune. Su tutti i doveri che dovevano rispettare oggi, praticamente ad oggi, siamo noi a farcene carico. Per quanto riguarda i farmaci siamo noi a comprarli, per quanto riguarda il materiale per la pulizia siamo noi sempre a comprarli. Quindi noi insomma siamo un pochettino al collasso, non può continuare molto questa situazione. Poi non abbiamo garantito il servizio H24 per quanto riguarda l'ASP. Storia a lieto fine per 7 cuccioli di razza bastardo Labrador di 4 giorni circa che sono stati salvati ieri pomeriggio da sicura morte. È stato l'ufficio comunale randagismo ad attivare una squadra di polizia locale, mentre sul posto è intervenuto anche un volontario che ha rifocillato i cuccioli che erano stati abbandonati dentro sacchi di plastica all'interno di un cassonetto di rifiuti in via Sacro Cuore a Modica. Dopo lo svezzamento i cuccioli saranno custoditi nel canile convenzionato con il comune e che interessato potrà avviare le pratiche per l'affidamento. Le imprese artigiane non sono tenute a versare il tributo TARI nelle aree in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani. L'argomento è stato al centro di un incontro promosso dalla CNA di Ragusa, al quale erano presenti i rappresentanti delle piccole e medie imprese operanti nel territorio di Ragusa. Il provvedimento, tra l'altro, risiede nei contenuti del regolamento approvato a Palazzo dell'Aquila nel luglio scorso. Risulta essenziale però che le imprese possano produrre la necessaria documentazione agli uffici competenti per dimostrare che lo smaltimento avviene attraverso l'utilizzo di ditte incaricate. Adesso parliamo della prima del film Italo. Ieri sera a Scicli un vasto pubblico a partire dalle 20:30 ha invaso Piazza Italia davanti all'ingresso dell'omonimo cinema.
Italo, esordio cinematografico della regista modicana Alessia Scarso, è stato girato nel 2013 tra Scicli e Modica. Ieri a salutare il pubblico sul red carpet c'erano gli attori Barbara Tabita, Elena Radonicic, Marco Bocci e Vincenzo Lauretta. Per noi Marco Scavino. Ieri sera Scicli ha accolto tutto il cast del film Italo che è stato proiettato al Cinema Italia. Una prima che senza ombra di dubbio il cast non dimenticherà, così come ha sottolineato la regista Alessia Scarso, che con commozione ha salutato ieri la platea. L'intreccio, accompagnato dalla voce narrante di Leo Gullotta e dalle musiche di Marco Cascone, parla della storia di diversi personaggi la cui vita cambierà con l'arrivo del randaggio Italo in città. Un film ricco di bei sentimenti e di bei posti. Si consideri infatti che le scene sono state girate interamente tra Scicli e Modica e che i monumenti, i palazzi e i vicoli di queste due città hanno fatto da cornice alla pellicola prodotta da Roberta Trovato. Finalmente ci siamo, insomma, quale migliore accoglienza di Scicli? È partito tutto da qui e finisce qui. Ho letto sui giornali che questa sera sembra Hollywood e per noi è veramente un'emozione fortissima, quindi un abbraccio a tutta la città, a tutti quelli che ci hanno aiutato, anche a quelli che non ci hanno aiutato perché ci hanno dato forza, quindi forza Italo, tutti al cinema. Il cast ieri sera ha salutato così la città. Che c'è un'accoglienza strepitosa, meravigliosa e fa veramente effetto, è un piacere essere tornati qui e soprattutto in questo modo con una cittadina che ci ha dato una mano veramente per realizzare il film e che adesso ci accoglie in questo modo, grazie veramente perché è veramente è molto bello. Sono Luisa Nigro, consigliere comunale. Non amo molte cani, il mio personaggio, la regista si è ispirata in realtà a un assessore vero, esistente, siciliano, che andò ad una trasmissione televisiva con una motosega. Barbara, per te che cos'è Italo? È un esempio di umanità che tutti dovremmo seguire. Io amo molto la Sicilia per tanti motivi, e Scicli però era un luogo che non conoscevo. È incantevole, è un posto stupendo nel quale mi sento di essere privilegiata, essere tornata e aver girato, aver conosciuto questo, è veramente, cioè, è di una bellezza non normale, direi. È stata una bella esperienza perché ho avuto la possibilità di conoscere attori famosi come Marco Bocci e poi anche perché ho lavorato con un cane, a me gli animali piacciono molto, specialmente i cani, ma anche perché ho avuto, ero più piccolo infatti proprio, e ora crescendo ho in più l'esperienza di essere di un film, di un film molto, molto bello. Interpreto Chiara, l'amica di Mano, che è l'amico che trova Italo, e poi grazie a lui conosco Italo e anche Paolo, che è l'altro nostro compagno di classe. E poi fra di noi nasce anche un'amicizia, un po' difficile all'inizio, ma poi grazie a cane ci riusciremo. Mi è piaciuto avere un'esperienza di questa perché è stata una bella esperienza fare questo film, girare e conoscere altra gente e conoscere gente più famosa, mi è piaciuto tanto, mi sono divertito. Un film che ha regalato commozione e gioia ai tanti presenti in quanto esaltazione della sicilianità e della bellezza della nostra terra, della nostra cucina, del nostro carattere, del nostro cuore. Un film made in Sicily molto atteso e che già fa registrare numeri significativi ai botteghini. Ieri in particolare i cinema della provincia di Ragusa sono stati presi d'assalto. L'intreccio, ispirato alla storia dell'amato cane sciclitano deceduto nel 2011, è una storia dei buoni sentimenti. Un modo, come ha detto la bella Barbara Tabita, singhiozzando e piangendo, per far vedere che la Sicilia non ha la mafia, ma ha questa terra. Un film rivolto a tutti e per tutti. In tal senso la produzione ha creato un'app scaricabile per consentire ai non udenti e ai non vedenti di poter gustare il film. Sentimenti buoni ancora più palesati nell'iniziativa in collaborazione con Petra Toys, con cui è stato realizzato un simpatico peluche di Italo, il cui ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficenza contro il fenomeno del randagismo. Dunque, sin qui la premiere di Scicli, oggi in conferenza stampa a Catania del cast della produzione della regista Alessia Scarso, che abbiamo intervistato.
Dopo la prima di ieri sera, il film Italo, prodotto da Roberta Trovato con la regia di Alessia Scarso, è stato presentato in conferenza stampa anche a Catania. Cast al completo per la presentazione di un film che già al suo esordio nelle sale ha fatto registrare numeri importanti. La volevano ammazzare? Mamma me l'avrebbe fatto tenere. Tutto parte dal Ministero dei Beni Culturali che ci ha dato il là, ci ha dato la prima cifra per poter partire, per poter costruire l'impianto finanziario del film. Poi si è legata poi la Regione Sicilia, la Camera di Commercio di Ragusa e poi gli imprenditori locali in privato. In un tempo non tanto lontano, in un luogo d'incanto, 27.000 anime che giocano, 27.000 anime che lavorano. 27.000 anime che si amano e una che scodinzola. Un omaggio al territorio e alla sua gente, quello voluto dalla regista Alessia Scarso attraverso Italo. La storia di Italo Barocco è una storia vera ed è una storia del territorio, una bellissima storia del territorio. E il paese ha voluto partecipare raccontandoci un sacco di aneddoti del cane, è stato molto divertente perché proprio non potevo camminare per strada, le persone mi fermavano e mi dicevano gliela messa questa cosa nel film, ce l'ha messa quest'altra cosa nel film. È un film del nostro territorio, di cui il territorio si deve sentire orgoglioso, anche perché in gran parte è stato finanziato da imprenditori, devo dire illuminati, locali, che hanno voluto investire appunto sul territorio per il territorio. Anche ai funerali, tutti i giorni puntuale all'uscita di scuola, ma non tutti erano dalla sua parte. E adesso passiamo al calcio, grande colpo di mercato del Modica che ha ingaggiato Ignazio Panatteri. Vediamo. Considero Modica la mia seconda città, anzi per certi versi la prima. Sono le prime parole della terza avventura rossoblù di Ignazio Panatteri, che ieri è stato presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi. Lo spirito è sempre quello battagliere, è sempre quello determinato, con la voglia di andare in campo e fare sempre bene, fare il risultato e sicuramente dare una gioia ai tifosi, alla città, alla dirigenza di fare risultati importanti. E quindi mi hanno preso sicuramente per dare maggiore vivacità e esperienza a questo gruppo e speriamo di riuscirci appunto con i miei gol e tutto quello che il mio curriculum possiede per metterla a disposizione di questa squadra, società e tifosi. Una dichiarazione d'amore vera e propria per il Modica, non altrettanto per la sua ultima ex, il Siracusa, che per un soffio non si è trovato ad affrontare. Puoi mai dire mai, potresti anche rincontrare il Siracusa nel corso di questa stagione? Ma bello, sarebbe bello, dai, ma per un semplice motivo, che ancora qualche sassolino da togliermelo ce l'ho. Quindi è chiaro che se veniva contro la mia ex squadra, ti ripeto, nulla coi compagni, ma sicuramente qualcosa da dire verso la dirigenza e verso la società. Se verrà sicuramente mi farò trovare pronto per togliermelo questo sassolino. Accanto a lui il suo tecnico e compagno di squadra Luca Felicetti, che già sogna il tridente pesante. Acquistiamo in esperienza, dice Luca Felicetti, e forma fisica grazie a Ignazio, come ne abbiamo acquistato con l'arrivo di Rosi. Con lui, Ocoli e Ravalli, i tifosi del Modica possono cominciare a sognare. E sabato, curiosità del destino, c'è la San Pio X, proprio l'ex squadra di Panatteri, con cui l'anno scorso venne a Modica e sbagliò anche un calcio di rigore decisivo. Concludiamo con i disservizi idrici che sono previsti per lunedì prossimo nell'area della frazione di Marina di Modica. Dovranno essere necessariamente effettuati lavori alla condotta principale che impegneranno la squadra manutenzione per buona parte della giornata. La situazione dovrebbe normalizzarsi entro lunedì stesso. Era l'ultima notizia di questa edizione di VMTG. Grazie come sempre per averci seguito. Vi auguro una buona serata. Arrivederci.